Ci aspettiamo sempre di vedere un finale nei videogiochi che compriamo, perché tutte le cose belle hanno una fine dopo tutto. Ma in questi anni ci sono sempre state delle eccezioni alle regole, giochi che non hanno una fine, con l'unico scopo di far macinare ai giocatori ore e ore, con record infiniti che chiunque dopo tutto può fare. Andiamo a scoprire alcuni giochi infiniti. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi per aiutarci a crescere e mettere un mi piace, se il video ovviamente vi piacerà, per farci conoscere almeno un pochino di più. Partiamo! The Sims. Questo simulatore di vita è uno dei più famosi e apprezzati del mondo, perché a quanto pare ai giocatori di tutto il mondo piace, vivere una vita normale. Comunque sia, raggiunta la fine di uno dei giochi, si continua semplicemente a vivere, creando ancora più cose e vivendo ancora più storie. La morte può uccidervi, ma non per questo finirete di giocare. È uno dei pochi titoli che vi sorprenderà anche dopo la millesima volta che lo farete ripartire. Flappy Bird. Questo gioco risale al 2013, quando aveva fatto così tanto successo da intimorire il creatore, che aveva deciso di abbandonarlo e quindi ogni copia del gioco digitale sparì dalla circolazione. Molti ancora oggi pensano abbia una fine, ma non è affatto così. Questo gioco è infinito. Si possono battere soltanto i record presenti, ma non si può minimamente pensare di arrivare ad una fine. Era diventata una vera e propria droga ai tempi. Sembra che su internet abbiano fatto il giro dei video con dei presunti finali che si raggiungevano arrivati a 999 punti, ma non fidatevi, si sono rivelati quasi tutti falsi. Non sapremo mai quindi se a quel punteggio si arriva davvero a una conclusione o meno. World of Warcraft. Lanciato nel 2004, questo gioco è ancora oggi uno degli MMO più belli e apprezzati dai giocatori. Dopo l'uscita dei remake, i server erano così pieni che bisognava fare la fila per battere un boss. Ha fatto la storia dei videogiochi e possiede 10.000 km quadrati di terreno virtuale dove sono presenti missioni di ogni genere. È vero, la campagna di ogni espansione ha una conclusione, ma sappiamo benissimo che nessuno si ferma dopo i finali. Tutti continuano a cercare storie, missioni e armi sempre più potenti. Minecraft. Minecraft è ancora oggi uno dei giochi più popolari del momento. Milioni di gamer ne hanno fatto stream ogni giorno e anche i più famosi non possono non fare almeno una run alla settimana per i loro canali. Una delle caratteristiche principali di questo gioco è che abbiamo a disposizione un mondo aperto e pieno di possibilità, dove poter creare letteralmente qualsiasi cosa. Ed è proprio questo a renderlo infinito, l'unico limite è l'immaginazione. Google Dino. Sicuramente quasi tutti lo abbiamo giocato e se non lo avete ancora fatto, togliete la connessione internet e fate una ricerca su Google che vi dirà che la connessione è assente. Da lì cliccate la barra spaziatrice e partirà il gioco. Semplicemente parlando, è un dinosauro che deve saltare vari generi di ostacoli e sarete voi a farlo saltare. Molti lo hanno giocato per noia, altri invece hanno deciso di scoprire se aveva una fine. Sfortunatamente non ce l'ha. O meglio, ne ha uno, ma servono circa 17 milioni di anni per arrivarci, secondo lo sviluppatore che lo ha creato, quindi arrendetevi. Nemmeno i vostri figli o i vostri nipoti ci arriveranno mai, anche se li lasciate il compito in eredità. Tetris. Chi non conosce Tetris è il gioco per eccellenza. Si disputano tornei e milioni di giocatori ogni giorno cercano di battere nuovi record. È il gioco infinito per eccellenza. Potete distruggere tutte le file che volete, ma non troverete mai una conclusione. Con gli anni sono uscite versioni diverse, ma tutte sono sempre state caratterizzate da questo dettaglio. La sua infinita durata. Piace sia ai grandi che ai bambini, maschi e femmine, e non ha mai ricevuto voti negativi dalla critica. Con questo concludiamo. Voi avete mai battuto un record in qualcosa? Fatemelo sapere nei commenti e alla prossima, gente!